Sta scritto che tutta la fatica dell'uomo è per sua bocca, che lussuria, concupiscenza e superbia sono le figlie generate dall'ingordigia, e che per ingordigia molti perirono. Ma sta anche scritto: nessuno pecca nel fare ciò che è indispensabile. Guardate, mani abili che si sono mosse con gesti ammalianti, lenti, eppure velocissimi, ingannando gli occhi di chi osservava. Come le parole, ugualmente ammalianti, hanno ingannato menti assopite. Donne, erano merce rara, preziosa. Cancellate anche loro come un cancro e una minaccia, vittime di un'unica colpa, il dono innato di poter partorire. Salvavano perciò solamente quelle più intelligenti e robuste, quelle buone per essere montate, buone per allattare ed in grado di trasmettere salute e intelligenza ai figli maschi, quelle buone per produrre cibo.